Io sono Chiara Ballandini e sono l'editore della casa editrice Venezia. La casa editrice ha 22 anni oramai e da 20 anni oramai ci si conosce. Sebastiano Fusco ha dato un'impronta meravigliosa alla nostra casa editrice, soprattutto per quello che riguarda la parte esoterismo. Direi che come tema fondamentale della casa editrice è l'altrove, la ricerca dell'altrove, che può essere sotto tante forme, che può variare dall'ufologia a forme diverse di spiritualità, a tante tante altre cose. E poi abbiamo due collane di esoterismo, uno di esoterismo tradizionale, soprattutto occidentale, e un altro più, chiamiamolo New Age, cioè i temi contemporanei che interessano a tante persone, soprattutto anche a un pubblico giovane. E abbiamo anche una collana di spiritualità femminile e lavoro moltissimo con le varie case delle donne in giro per la città, per cui testi importanti che possono essere quelli sumeri di Inanna piuttosto che di indiane d'America, o insomma cerchiamo di spaziare e di coprire più o meno tutti i temi che interessano le donne. Passando alla collana di esoterismo, quest'anno abbiamo una bellissima cosa che sta per succedere ed è una collana di lusso di cui Sebastiano è il curatore. E il primo che stiamo per fare è il Codex Rosa Crucis ed è un testo antico, di che secolo era? 16? Dunque, il testo che pubblichiamo noi è dell'inizio del Settecento. Però la dottrina che c'è dentro è antecedente di almeno due secoli. Quella è la prima, è il migliore fra i codex di questo genere che sia reperibile. Ce ne sono diversi in varie biblioteche, in varie cose, però questo codex particolare è molto importante e molto interessante per la cura che è stata fatta nei disegni, negli schemi, nella elaborazione sinottica delle varie dottrine, eccetera. Quindi l'ho scelto proprio per questo motivo, diciamo, perché fra tanti che ce n'erano disponibili, questo è il migliore, anche se è un pochino più tardivo rispetto ad altri che erano precedenti, però il contenuto è lo stesso. Questo ha una cura editoriale migliore. E non solo cura editoriale, ma abbiamo lavorato moltissimo anche sulla cura grafica, per cui avrà una scatola, insomma è un prodotto di cui andiamo fieri e uscirà a settembre. Nel frattempo questa sera siamo qui per parlare di Via dell'Occulto, che è un testo assolutamente pregevole, scritto appunto da Sebastiano Fusco e che ha delle cose che sono rare, tipo nella parte, adesso lascio a lui la spiegazione del libro, non mi voglio anticipare niente. Comunque è un libro che è importante, è dettagliato e ha avuto molto successo, devo dire, per cui sono molto contenta di essere qua, sono felice di essere in presenza, basta presentazioni online che non servono più, stufano chi le guarda, stufa chi le fa. Mentre invece uno scambio diretto col lettore è una cosa bellissima. Per cui vi ringrazio moltissimo di essere qua e passo immediatamente la parola a Sebastiano. Grazie anche da parte mia per essere intervenuti. E grazie anche all'editrice perché mi ha dato la possibilità di fare questo libro, che per me è stata un'occasione importante, perché è un po', diciamo, il punto su 50 anni, anzi quasi 60, ahimè, di investigazione da parte mia in questo mondo così umbratile, così strano, così pieno di contraddizioni che è l'esoterismo, o se vogliamo l'occulto, l'occultismo, come si dice con parola che non mi piace molto. Oh, ed è un libro che mi ha consentito di illustrare il mio metodo di lavoro, diciamo così, nell'affrontare questi temi. In genere noi viviamo in una società positivista nella quale vige la filosofia che esclude in ogni modo tutto ciò che non può essere osservato direttamente, misurato direttamente, valutato secondo la nostra ragione. L'empirismo, la filosofia
nata dal secolo dei lumi, diciamo così, che in qualche maniera ha posto un muro intorno alla nostra sensibilità, cioè ha escluso dalla nostra indagine, considerando cosa non valida, considerando non degna della nostra attenzione, tutto ciò che noi non possiamo capire perché non siamo in grado di misurarlo. Ecco, questo ha escluso buona parte non soltanto della nostra interiorità, ma anche, come adesso spero di poter spiegare, anche buona parte dell'universo che è intorno a noi, cioè ha fortemente mutilato la nostra capacità di comprensione del tutto. Io ho cercato in qualche modo di bypassare questa limitazione autoimposta, cercando di mettermi in qualche modo nella psicologia, nella mentalità, nel modo di pensare di quelli che erano una volta, quelli che una volta si chiamavano i maghi, diciamo così. Oggi, quando uno dice mago, pensa al mago Telma e quindi giustamente pensa a un buffone, anzi peggio, a un truffatore, a un imbroglione che approfitta delle debolezze altrui. Una volta invece la magia era la più nobile delle attività intellettuali che si poteva concedere una persona. Come mai grandi personalità del passato prestavano tanta attenzione alla magia, valutavano con tanta attenzione chi si dedicava a questo genere di studi? Erano tutti idioti, erano tutti scemi. Bisogna dire, Lorenzo il Magnifico era un cretino, Pico della Mirandola era un idiota. Andando indietro, Platone era una persona che non capiva niente. Mi sembra un'idiozia pensare a una cosa di questo genere. Ho cercato perciò di capire, al di là della razionalità, che cosa potesse esserci in questo mondo che per tanti secoli ha affascinato l'umanità. Ed è un mondo che va studiato a fondo, perché se noi non lo comprendiamo, non comprendiamo, come cercherò di spiegarvi dopo, le contraddizioni, le esitazioni, le turbative del mondo moderno. Ecco, non è stato semplice calarmi in questo genere di mentalità. Poi magari vi racconto qualche episodio attraverso il quale io sono riuscito, ho provato a entrare in questo ordine di idee. Però, diciamo, alla fine ho cercato di avere un minimo di lume che mi aiutasse a percorrere la mia stessa via, perché bisogna rendersi conto subito di una cosa. Il percorso che viene individuato da queste dottrine non è un percorso che vale per tutti, è un percorso individuale, cioè ciascuno di noi si apre la propria via. Nella Kabbalah, una disciplina che ho studiato per quanto ho potuto, diciamo, c'è uno schema che si chiama albero della vita, all'interno del quale uno si deve scavare una strada per arrivare alle soglie della trascendenza. Nell'albero della via, le vie tracciate per seguire il cammino non vengono chiamate strade, vengono chiamate col termine ebraico nativ, che significa percorso che ciascuno si apre da solo, percorso tracciato a piedi, sentiero unico, sentiero che vale solo per te. Quindi, quello che si trae da queste dottrine non è tanto un insegnamento filosofico, quanto una disciplina di vita che vale per ciascuno di noi, per aprire un cammino che vale per ciascuno di noi e soprattutto per arrivare a una meta che l'unica per ciascuno di noi. Questo ha una dimensione molto vasta, perché significa che la trascendenza, cioè la possibilità di superare le attività umane normali, di superare la nostra personalità comune, è un qualche cosa che è legato ad una disciplina individuale e che quindi il sacro che guida
ci dà la luce per aprire questa strada, è un qualche cosa che ciascuno di noi deve coltivare dentro di sé a livello individuale, senza stare a sentire le chiacchiere che gli dicono gli altri e che si pongono sugli altari pensando, cioè millantando di avere illuminazioni che poi non hanno. Lo diceva anche una persona molto informata 2000 anni fa. Diceva: nella casa di mio padre ci sono molte dimore, cioè c'è una dimora per ciascuno di noi. Non è un colosseo nel quale entrano tutti, è un posto dove ciascuno di noi ha il suo luogo. Questo deve essere tenuto sempre presente quando si affrontano questo genere di discipline. La prima cosa della quale ci si deve rendere conto per entrare nell'animus del mago di un tempo è un assioma fondamentale di quella che chiamiamo magia, così per convenzione, e che si ritrova come prima frase in un testo molto breve, ma fra i più famosi di tutto l'esoterismo. Si chiama Tavola di Smeraldo, e la prima frase dice: ciò che è in alto è come ciò che è in basso, ciò che è in basso è come ciò che è in alto, per fare il miracolo di una cosa unica. Ecco, va spiegata un attimo questa frase. Ciò che è in alto significa il macrocosmo, l'universo che è intorno a noi in tutto il suo spessore, non soltanto in quello che noi vediamo e percepiamo con i nostri sensi, sia pure magnificati dai più spropositati dei nostri strumenti, ma è molto più vasto di quello che noi possiamo vedere, toccare e misurare. Ciò che è in basso è il riflesso di questo macrocosmo, il microcosmo che è dentro di noi. L'uomo si pone come saldatura fra ciò che è in alto e ciò che è in basso. Quello che è dentro di noi, il microcosmo, è come il riflesso dell'immagine generale del macrocosmo. Questo credevano i maghi di un tempo, per cui dicevano: è inutile guardare fuori, guardare la vastità del cosmo, ripiegati dentro te stesso e dentro te stesso troverai la verità. Questo è un assioma che si ritrova in tutte le tradizioni e in tutte le forme. Prima citavo Sant'Agostino. Sant'Agostino dice esattamente la stessa cosa che dice la Tavola di Smeraldo: noli foras ire, inte ipsum redi, in interiore homine habitat veritas. E guardate, Sant'Agostino è molto sottile. Dice: la verità non abita nell'interno dell'uomo, ma abita in interiore homine, cioè nell'uomo che è dentro di noi. Chi è quest'uomo che è dentro di noi? Chi è questa persona che dentro di noi potrà rivelarci la verità? Benissimo. È la nostra consapevolezza interiore. Una volta si chiamava coscienza, poi l'hanno chiamata in tanti nomi diversi. Socrate la chiamava daimon, cioè il demone che abita dentro di noi. Questo demone che abita dentro di noi sa tutto, perché è lo specchio dell'universo. Dobbiamo solo chiedergli le cose. E il più delle volte ce le dice lui spontaneamente. Il problema è che noi non gli crediamo. Il più delle volte, quando lui ci parla, noi facciamo finta di non sentirlo. Quando lui, di fronte a una qualsiasi difficoltà etica, di fronte a qualsiasi nostro dubbio, di fronte a qualsiasi nostra scelta dobbiamo fare, ci dice una cosa, noi il più delle volte, per convenienza, per abitudine, anche per pudore o anche per paura, noi non gli diamo retta. Ed è questo l'errore, questo è il limite della nostra natura umana, ed è un limite non soltanto etico, ma anche gnoseologico, nel senso che ci impedisce di guardare esattamente dentro di noi e capire la verità. Dunque, con quali sistemi si può arrivare a guardare bene questo specchio che è dentro di noi? Dunque,
E bisogna tenere presente che il mondo della nostra percezione normale, il mondo della natura nel quale viviamo quotidianamente, è completamente diverso dal mondo che è al di là, dal mondo che è al di sopra delle nostre percezioni e al di fuori della nostra capacità immediata di capire e di registrare. I due mondi sono come due facce di una stessa moneta, la testa e la croce. Se ho davanti la testa, non vedo la croce. Se giro la moneta e guardo la croce, non vedo più la testa. Questo significa che se sono in questo mondo, non ho, salvo eccezioni, casi straordinari, questioni straordinarie, nessuna possibilità di percepire quello che c'è dall'altra parte. Se per caso, essendo io un mistico, un indemoniato, un ossesso, una persona che ha le visioni e cose di questo genere, mi ritrovo in quell'altro mondo, perdo la cognizione del mondo terreno. E allora come si fa per vedere insieme due facce della stessa moneta? Lo dico io in questo libro. Si prende la moneta fra le dita e ci si pone davanti a uno specchio. E allora ci sarà un altro noi stesso che ci mostra l'altra faccia della moneta mentre noi abbiamo davanti la faccia diversa, la faccia che sta dall'altra parte. Ecco, è esattamente questo lo scopo della magia: richiamare da dentro di noi quell'altro noi stesso, quel daimon che è dentro di noi, la voce interiore della coscienza che ci dice sempre la verità. Esistono molti sistemi per fare cose di questo genere, esistono molte vie, esistono tanti accessi di tanto tipo. In questo libro ne descrivo parecchi e descrivo anche le persone che hanno favorito questo tipo di accessi. Descrivo anche il tipo di lavoro che ho affrontato io per chiarire i testi che danno accesso a questo tipo di cose. Ma la questione fondamentale è sempre la stessa. Bisogna rendersi conto che la nostra sensibilità quotidiana, la nostra emotività quotidiana sono limitate. Sono qualche cosa che deve essere accesa, deve in qualche maniera essere magnificata per avere la sensibilità di questo altrove che ci sta aspettando da qualche parte. Lo si fa secondo le dottrine più diffuse, diciamo così, con metodi che riguardano la magnificazione dell'io. Dunque io sono un seguace, chiamiamolo seguace, di quella scuola dottrinale che considera la magia come scienza dell'io, perché impara a conoscere noi stessi. Era la frase che era scritta sul frontone del Tempio di Apollo: gnosis auton, noscete ipsum, conosci te stesso, che è il senso che ho spiegato adesso. Non significa fatti l'autoanalisi, non significa essere il Freud di te stesso, significa conoscere il daimon che è dentro di noi. Si fa allenando la nostra mente a seguire un determinato cursus di pensieri. Esistono tre momenti. Il primo si chiama concentrazione. Il secondo si chiama meditazione e l'ultimo si chiama contemplazione. Corrispondono ai tre gradi della conoscenza superiore. Dunque, nella Kabbalah, che è uno delle strutture, delle geografie dell'inconoscibile più precise che esistano, ci sono tre gradi che portano dall'ignoranza alla sapienza. La Kabbalah ha una figura che si chiama albero della vita, nella quale sono segnate delle partizioni logiche, cioè dei concetti particolari che determinano momenti specifici dell'essenza dell'uomo e del mondo. Uno di questi si chiama Da'at, che è
un momento molto particolare, perché non fa parte esattamente dello schema dell'albero della vita, è una cosa a parte e riguarda quella che è la conoscenza umana, cioè è l'epitome di tutto quello che riguarda il conoscere a livello nozionistico, a livello della informazione che noi possiamo fare raccogliendo, studiando, raccogliendo le cose del mondo e cose di questo genere. Questa partizione, in ebraico si chiama questa sefirah, è collegata direttamente con un'altra sefirah nello schema dell'albero della vita che si chiama Binah e significa comprensione, cioè noi prima impariamo, poi comprendiamo quello che abbiamo imparato. Altrimenti imparare non significa niente. Cioè, pure da quando facciamo le medie, la cultura nozionistica serve a poco se poi non capisci quello che ti sei imparato a memoria. Cioè, non è, diciamo, che sia una verità esoterica straordinaria. Il passaggio da Da'at a Binah è il passaggio dal nozionismo alla comprensione. Poi c'è il passaggio finale, quello che è realmente importante. Cioè quello che passa da Binah ad un'altra sefira, ad un'altra di queste postazioni dell'albero della vita, che si chiama Chokmah, che significa sapienza. Quindi vedete il passaggio in tre fasi. Prima impariamo, poi comprendiamo, poi elaboriamo quello che abbiamo compreso per diventare sapienti. È una dottrina che si trova ovunque, tanto per fare un esempio, chi studia l'alchimia conosce benissimo un detto alchemico molto famoso che dice legge, legge, relegge, ora, labora et invenies, è l'istruzione per creare la pietra dei saggi. Leggi, cioè informa, informati, impara, studia. Legge, relegge. Cioè, rileggi quello che hai imparato e cerca di capire che cosa hai appreso. Ora lavora, prega e affaticati, cioè metti in atto quello che hai imparato, rendendoti conto dei riflessi nell'ambito del sacro di quello che tu stai facendo. Ecco, questa è la chiave esatta per arrivare alla sapienza. Ed era questo la dottrina che inseguivano i maghi di un tempo, attraverso tre passaggi interiori: la meditazione, la concentrazione, la meditazione e la contemplazione. Concentrazione significa focalizzati su un concetto, escludi tutto quello che c'è al di fuori da quel concetto e fai che questo concetto sia il centro della tua consapevolezza. In genere si usano all'inizio, poi vi farò un esempio, si usano delle figure simboliche, delle cose molto semplici. L'importante è che tu impari a concentrarti su qualche cosa, impedendo che tutto quanto quello che turba normalmente l'animo umano, le tue preoccupazioni, i tuoi desideri, le turbative, anche il prurito sotto un ginocchio, venga a turbarti. E allora, quando quel simbolo che tu hai così isolato da ogni altra cosa diventa talmente enorme che non puoi vedere altro che quello, potrai cominciare a cercare di comprendere che significa quel simbolo. E allora passi all'altra fase, che si chiama meditazione. Devi meditare su questa cosa che oramai riempie tutta la tua coscienza, che ti fa capire un aspetto dell'essere del quale tu prima avevi una conoscenza solo superficiale, e lo fa capire a te personalmente. Non te lo fa capire attraverso i discorsi di qualcun altro, non te lo fa capire attraverso la lettura di un libro. Quello l'avevi già fatto, era la prima fase, era dat, ti eri già informato, avevi già imparato quello che dovevi fare, adesso stai comprendendo. Quando
quando hai riempito di questa comprensione tutto te stesso, allora potrai cominciare a contemplare questo eidolon che tu stesso hai formato dentro di te, questo concetto. Allora prende una vita autonoma, diventa lui stesso un qualche cosa che ti spiega delle cose che tu non sapevi, ma in realtà ti spiego qualche cosa che tu sapevi realmente, ma era profondamente incestato dentro di te. In questo modo l'eidolon che tu hai creato dentro di te lo attira, se ne riempie e te ne riempie. Ecco, queste tre fasi rappresentano l'inizio dell'operazione magica. Adesso non stiamo a precisare esattamente come, in che modo, perché, diciamo, perché dovremmo fare un corso di filosofia occulta. Però diciamo, questa è la base di tutto. Quando tu scegli dei simboli adeguati per una cosa di questo genere, hai il contatto con l'altra parte dell'esistenza, l'altra faccia della moneta. Quell'essere che è dentro di te si è manifestato davanti allo specchio e te l'ha fatta vedere. Questo è quello che bisogna creare. Ci sono tanti modi, tanti tirocini, tante scuole iniziatiche per fare una, chiamiamole così, iniziatiche per fare una cosa di questo genere, ma in realtà la cosa fondamentale è capire questi passi iniziali. Iniziazione è un termine che oggi è diventato legato a tutta una serie di parafernalia, cerimonie, zinali, incensi, cose di questo genere, e sono tutti cascami paramassonici che in realtà significano ben poco. Iniziazione significa semplicemente dare le nozioni di base che ti permettano di iniziare il tuo cammino. Dopo dovrai trovarti la tua strada e te la dovrai trovare da solo, perché non avrai nessun compagno. O meglio, i compagni, se li trovi, sono pericolosi, a meno che non sia Virgilio, che aiutò Dante, che si trovava in questa condizione, ha magnificamente espresso questa condizione. Non trovi un Virgilio che ti porti fuori dalla selva oscura, ma di Virgili ne escono uno ogni mille anni, non dobbiamo sperare di incontrarli, e soprattutto dobbiamo diffidare di tutti quelli che vengono da noi a dirci: io sono Virgilio, ho questo, quello che l'altro, dammi quattro soldi e ti porto fuori dalla foresta. Questi vanno proprio a tirare la catena. Ecco. Dobbiamo raccoglierci dentro noi stessi e allora si capirà. Molte volte mi chiedono: ma fatto tutto questo, fatto tutti questi parafernalia, tutte queste cose, tutte queste robe, io che vantaggio ne ho? A che mi serve praticamente fare una cosa di questo genere? Ecco, la risposta a una domanda di questo tipo può essere soltanto individuale, perché per ciascuno di noi si ha un esito differente. Le scuole esoteriche, le cose, lasciatele perdere, sono, sì, possono servire in qualche maniera, ma soltanto a livello di DAT, a informarti di qualche cosa. Dopo bisogna lasciarle stare, perché ti portano fuori del cammino. Dunque, tanto per fare un'immagine, in uno dei più famosi testi di Rosa Croce c'è Christian Rosenkreuz, il protagonista, che viene invitato a partecipare alle nozze del re e deve raggiungere il palazzo del re. Nessuno lo accompagna, ci deve andare da solo. E nell'invito che gli viene dato, l'invito sarebbe la vocazione, quello che ti spinge a fare questo cammino, perché se non c'è questa vocazione, non c'è questa chiamata, e non neanche provarci. Voglio dire, se hai questa vocazione, cioè c'hai questa tendenza a conoscere queste cose al di fuori di te stesso, a conoscere la tua trascendenza, allora puoi partire. Se non tanto male che te ne stai a casa, leggi Topolino, è meglio. Nell'invito gli si dice: ci sono quattro strade per arrivare al palazzo del re. Queste quattro direzioni
si aprono attraverso un territorio lungo il quale tu da solo dovrai trovarti la strada. Dunque, due sono facili ma lunghe, due sono brevi ma pericolose. Le due facili da lunghe, secondo gli esoteristi, sono quelle che si svolgono sotto la luce della luna. No, sono le vie lunari. Queste vie hanno una difficoltà, sono semplici, sono la via del mistico, quello che si mette da solo sopra una sedia, comincia a meditare e aspetta che in qualche maniera dentro se stesso cresca un qualche cosa che lo porti lungo la strada. Queste vie però hanno una difficoltà. In genere sono legate a consorterie, a scuole iniziatiche, a in qualche modo comunità, che alla fine ti portano non verso la tua meta, ti portano a godere del tuo stesso apprendimento. Cioè quello che conta per te non è più arrivare a una meta lontana, al palazzo del re. Conta stare con i tuoi confratelli, conta studiare con loro, conta conversare con loro. Ci sono pure benefit di vario tipo, ivi compresa, diciamo così, una libertà sessuale che in altre cose non troveresti. Ecco, lo sanno tanti di quelli che frequentano queste comunità, specialmente quelle nate nel secolo scorso, alla fine del secolo scorso. Questo significa che uno perde di strada la meta e trova il suo godimento esclusivamente nel percorso, e il percorso non finisce mai. Le altre due strade, quelle brevi, sono quelle che seguono la via solare, la via del guerriero, e allora lì il fuoco ti accompagna. Sono strade che, per essere percorse, presuppongono un rafforzamento particolare della tua interiorità. Perché, come spiegavo prima a una persona, mi ha fatto una domanda, l'essenziale in questo percorso è far venir meno la personalità normale e far emergere una personalità più forte, nuova, più vigorosa. E questo è il fine di tutte queste, operazioni. Ma la nostra vecchia personalità normale non le va di essere di morire, non le va di essere uccisa. Quindi reagisce e ti pone sul cammino tutta una serie di difficoltà particolari. E questa la chiamano via dell'eroe, perché è la via che presume tutta una serie di atti eroici e sacrifici per poter arrivare sino alla fine. L'altra via solare è la via secondo la quale lo dice il testo delle nostre chimiche, arrivano alla fine soltanto gli esseri incorruttibili. Ecco, perché è la via che prevede l'uso di quelle che in alchimia si chiamano acque corrosive, cioè l'uso di droghe, sesso e altri, altri sistemi violenti per spezzare le resistenze dell'io. Mentre le prime due vie scioglievano a poco, per questo sono vie lunghe, a poco il guscio che ricopre la nostra coscienza, le altre due vie, quelle solari, sono come un maglio che la spezza, la manda in frantumi, però devi essere resistente dentro. Ecco, dunque. Quindi questo fa capire in qualche maniera le difficoltà di questo cammino e fa capire come le scelte devono essere individuali. Non vale una via pratica, una via aperta per tutti. Il percorso è nativo, un sentiero individuale, non una strada aperta. Non esistono vie pubbliche per la trascendenza, ciascuno deve scegliersi la propria. Torniamo alla domanda prima, ma a che serve una cosa di questo genere? Dunque, io posso rispondere appunto solo singolarmente, posso dire le cose che sono capitate a me, ma non posso dire
cose che possono magari molto diverse, che possono essere capitate ad altri. Posso dire la meta che ho raggiunto io, ho cercato di raggiungere io in qualche maniera, non posso dire le mete che si figurano gli altri e che hanno raggiunto altri. Posso dire però che questo tipo di studio, chiamiamolo così, ti aiuta a chiarire molto meglio certi problemi anche dell'esistenza comune, ti aiuta a sciogliere dubbi, ti aiuta a risolvere incertezze. Ecco, per far capire in qualche maniera posso, diciamo, fare un esempio di una cosa comune, di una chiamiamola difficoltà, una questione che conosciamo tutti, con la quale tutti quanti abbiamo a che fare, una difficoltà della società di oggi, specialmente quella contemporanea, è il razzismo. Ecco, non abbiate paura, non la metto in politica, faccio peggio, la metto sul sacro. Ecco, vi descrivo tre tipi umani che io ho conosciuti e poi vi dirò perché ve li descrivo e le conseguenze di questa della mia conoscenza, diciamo così. Ecco, e nel percorso cercherò di chiedervi anche qualche altra cosa. Dunque, il primo che conobbi quando avevo 20 anni, tutte le cose che sto per dire si sono svolte fra i 20 e i 23-24 anni, che sono stati gli anni fondamentali per la mia formazione. Io, diciamo, tutto quello che ho imparato l'ho imparato fra i 18 e i 25 anni. Tutto quanto il resto non è stato un corollario, un commento alle cose che ho imparato in quegli anni, soprattutto per la presenza di persone, prima fra tutte Giulio Sevola, che mi hanno insegnato determinate cose. Benissimo, la persona di cui parlo adesso è il signore che mi ha insegnato lo Zen. Ecco. Era uno dei maestri Zen più famosi dell'epoca, anche non è molto conosciuto, è un signore che si chiama Nishijima. Ecco, non so se chi studia lo Zen lo sentiamo parlare, ne ha mai sentito parlare, però all'epoca era uno dei maestri più famosi. Quando lo conobbi, io avevo 20 anni, lui ne aveva una quarantina. Lasciamo perdere come sono arrivato a conoscerlo, cosa in Giappone, come sono arrivato a conoscerlo, in che maniera, in che modo, se non facciamo notte. Comunque, questo signore mi ha insegnato lo Zen in questa maniera. Sono stato presentato al suo tempio, lui non sapeva una parola di giapponese. Per parlare, le poche parole ci sono scambiate, avevo bisogno di un interprete che, detto fra noi, era una ragazza giovanissima e bellissima, credo sia la più bella ragazza che abbia mai conosciuto nella mia vita, e sono passati 60 anni allora, stiamo parlando del 1964, quindi avete capito, insomma, ecco. Il maestro, dopo aver capito che io volevo imparare non tanto la forma dello Zen, perché questo già lo sapevo, mi era stata insegnata a Roma, da maestri Zen a Roma, volevo sapere l'essenza effettiva dello Zen. Senza dire una parola, mi ha fatto un gesto per farmi accomodare davanti a una specie di cuscinone che stava per terra. Davanti c'era un cavalletto con sopra un foglio di carta di riso bianco. Lui si è avvicinato alla cosa, ha intinto il pennello nell'inchiostro di china e ha disegnato un cerchio, precisissimo, con un gesto solo, come l'ho detto. Poi si è messo a sedere sul cuscino lì accanto, ha chiuso gli occhi, si è messo a gambe incrociate e è entrato in meditazione. Io sono rimasto lì come un broccolo davanti al suo cerchio. Che cosa potevo fare? Ecco. Per fortuna sono stato ancora là davanti al cerchio, mi sono ricordato di un apologo Zen molto famoso, credo che sia anche nel 101 Storia Zen, un libro molto celebre. Era l'apologo che raccontava di un monaco che nel Giappone medievale apprende che dall'altra parte del paese, lontanissimo, c'è un grandissimo maestro Zen che sa tutto.
E allora intraprende un viaggio lunghissimo, terribile, nel zeppone medievale a piedi, pericoli, cosa c'è, arriva anche il suo maestro Zen e gli spiega, gli dice la stessa cosa che ho detto io a Nishijima, voglio sapere lo Zen. Ecco, e il maestro, senza dire niente, gli fa lo stesso gesto e lo fa sedere sul cuscino. Ecco, chiude gli occhi, entra in meditazione e quell'altro rimane con lui, la Danci. Passa tutto il giorno, passa tutta la notte, arriva l'alba, il sole, arriva a mezzogiorno e finalmente il monaco ha il coraggio di chiedere al maestro: quando mi insegnerai lo Zen? Il maestro apre mezza palpebra e gli dice: se non impari nulla dal silenzio, che pensi di imparare dalle parole? Ecco, questa sembra una modesta battuta, invece non è vero, nasconde una verità iniziatica fondamentale. Per capire, la prima cosa che devi fare e fare silenzio dentro di te. E nello Zen, una cosa di questo genere si chiama dottrina del vuoto mentale. Era quello che dicevo prima: quando tu ti poni davanti a un simbolo per vedere, per concentrarti su questo simbolo, devi escludere ogni altra cosa da davanti a te. E allora io mi trovavo davanti, allora capì? Mi trovavo davanti al cerchio e ho cominciato a ragionare sul cerchio. Cos'è il cerchio? Il cerchio è qualcosa che esclude il suo interno dall'esterno ed è anche un perimetro che pone un certo contatto fra due universi in questa maniera completamente separati. Ho cominciato a pensare a questa separazione, ho cominciato a pensare al mondo dentro il cerchio e al mondo fuori del cerchio. Alla fine mi sono trovato a pensare all'universo che non è fuori del cerchio, ma è l'universo che è dentro il cerchio, quindi l'universo che è dentro di me. E ho capito quella questione che dicevo dello specchio, cioè che dentro di me si riflette l'universo fuori di me, in tutta la sua vastità e in tutta la sua comprensibilità. Ecco, questa cosa l'ho imparata, perché se uno la dice così, in questa maniera, uno può capire, può rimanere impressionato, eccetera, però impararla nella maniera in cui l'ho imparata io ti dà la dimensione effettiva di che cosa sia la separazione fra questo universo e quell'altro. Benissimo, chi mi ha insegnato una cosa di questo genere? Questo maestro, Nishijima, se uno lo vedeva, sembrava una caricatura, non sembrava neanche un essere umano, sembrava bidimensionale, sembrava un pupazzo disegnato da Hokusai. Era una cosa incredibile. Se, no, quando stava zitto, fermo così, ma no, neanche un Buddha di Giava sarebbe stato più immobile e più silenzioso. Cioè, veramente, se uno lo vedeva, rimaneva stupefatto come trovarsi di fronte a Topolino disegnato. Era una cosa straordinaria. Eppure un personaggio così, così strano, così bizzarro, a vederlo così diverso, mi ha insegnato una cosa di una profondità immensa che nessun altro mi aveva insegnato prima. Perfetto. Questo è un personaggio, un tipo umano che io ho conosciuto. Un altro tipo umano è ancora più stupefacente. Anche lì ci sono arrivato attraverso tutta una serie di amicizie, cose fatte, cose che avevo presentato, stavolta accompagnato perché era un personaggio un po' strano e cose di questo genere. Insomma, sono trovato a Gerusalemme. Mi hanno portato in una sinagoga e mi hanno portato davanti a un signore, una cosa seduta sopra una specie di trono che era indistinguibile da un caprone. L'unica cosa che lo differenziava da un caprone era il fatto che sopra la capoccia, invece della corna, c'era una kippah, perché era un rabbino. Dico questo con il massimo rispetto, perché questa creatura così strana emanava un'aura di santità come io non l'ho mai vista, manco sul Monte Athos, da nessuna parte, né nel più grande dei templi, neanche davanti al Papa che faceva l'elevazione, manco quello. Questo era una cosa incredibile. Benissimo.
questo caprone, al quale io ero stato presentato con tutta una serie di uffici complicatissimi, mi sono dovuto far poi accompagnare, cose del genere, ho chiesto la stessa cosa che ho chiesto al maestro Zen, cioè di spiegarmi il fondamento vero della Kabbalah, che io studiavo con il cioè, mi ero imparato pure l'ebraico per questa cosa qua, però cioè, una cosa è legge, una cosa su un libro, è una cosa diversa, come avevo capito perfettamente dall'incontro con Nishijima, che è un'altra cosa è avere il maestro che te lo insegna. Ecco, fra l'altro, il maestro Zen giapponese aveva un tipo di percezione incredibile, perché lui riusciva a capire, guardandomi di sottecchi evidentemente, dalle palpebre semichiuse, forse dai movimenti percettibili del corpo, forse da qualche cosa di subliminale, eccetera, se il mio ragionamento era corretto o era sbagliato. Perché alla fine della seduta mi faceva dire dalla ragazza interprete tutta una serie di correzioni che io dovevo fare rispetto a quello. Io avevo detto una parola, perché non sapevo neanche il giapponese, io l'avevo capito da solo. Comunque, il caprone uguale. Il caprone mi esamina scrupolosissimamente, ma guarda le righe sopra la fronte, la conformazione delle mani, mi fa una settimana di interrogatorio, ecco, prima di dirmi, evidentemente convinto in qualche maniera, fra lo stupore fra l'altro degli altri esaurisci, fa questo un gentile, mi guarda attraverso la fiammella di una lampada, fa un'altra cosa stranissima, cioè fa portare una lampada che dentro c'era un olio che bruciava in maniera sanissima, perché un odore orrendo che non ho mai sentito prima, mi scruta attraverso la fiammella di questa lampada. Insomma, alla fine di questa cosa mi apre il Galgal. Il Galgal è l'universo della Kabbalah, che, come ho capito poi successivamente, guarda caso si sovrappone in maniera quasi identica all'universo della fisica quantistica, perché non è un universo, è un multiverso. Galgal significa sfera. Nel Galgal, secondo la concezione della Kabbalah, sono lungo un cerchio principale di questa sfera disposte le 22 lettere dell'alfabeto ebraico. Queste lettere non sono semplicemente lettere, sono archetipi, perché ognuna di queste lettere ha un suo significato particolare. Ogni coppia di lettere corrisponde a una direzione particolare. La lettera è direttamente opposta a Aleph e la Med. E allora, una cosa ti dice la direzione da Aleph alla Med, una cosa ti dice la direzione dalla Med ad Aleph. Ecco, se studi attraverso la meditazione, il sistema di meditazione, contemplazione, eccetera, eccetera, che ho detto prima, studi i rapporti fra questi due archetipi, riesci ad avere tutta una serie di concezioni particolari, ma riesci ad avere una cosa molto più alta. Immaginate la sfera, immaginate uno dei il piano maggiore di questa sfera, e immaginate una retta che passa per il centro e attraversa questo piano. E adesso immaginate un taglio netto della sfera che passi per il diametro. Ecco, questo individua un piano particolare all'interno della sfera. Se tu fai ruotare questo piano, ottieni una infinità di piani all'interno della sfera. Se immagini questa sfera come un multiverso e ciascuno di questi piani con un universo particolare, tu immagini il momento, l'universo particolare nel quale tu ti trovi in un certo momento in tuo determinato stato di coscienza. Questo il piano può ruotare in un senso, in un altro,
può ruotare in 462 modi diversi. È un numero che si trova esattamente perché le lettere dell'alfabeto ebraico sono 22, cioè sono 432. Il numero di combinazioni che noi possiamo fare per trovare i piani in questa maniera sono 10 al 462. Per vedere un numero e la grandezza di questo numero, immaginate che dunque tutte le particelle del nostro universo sono in totale 10 all'83 oppure 10 all'85, secondo diciamo, le dottrine della fisica contemporanea. Ecco. Questo significa che se per caso tutte quante queste, ciascuna di queste particelle fosse a sua volta un universo, e in ciascuno di questi universi, ciascuna delle particelle fosse a sua volta un universo, noi non saremmo neanche miliardi di volte lontani dal completare interamente questo numero. Ecco, questo vi dà la sensazione, la capacità di poter intuire in qualche maniera l'immensità del cosmo nel quale ci troviamo. Altro che cavolo di cosmo della scienza guardando col cannocchiale. Ecco, è una cosa enorme, gigantesca. Questa cosa qua, questa percezione e anche la consapevolezza che in qualche modo si possa trasferire le nostre capacità cognitive su uno o un altro di questi piani, questo me l'ha detto questo signore che era dal quale un caprone seduto sopra una sedia. Ecco. La prima cosa me l'ha detta un pupazzo, l'altra cosa me l'ha detta un caprone. State attenti a quello che mi ha detto la terza cosa, che è la più importante di tutti. Dunque, fra le persone che io ho conosciuto durante, diciamo così, il mio tirocinio, le mie cose, eccetera, quando ero molto giovane, c'era un signore che si chiamava Aniceto Del Massa. Magari questo oggi nessuno sa chi è, però all'epoca era uno dei personaggi più importanti del gruppo di Ur, quello che era raccolto intorno a Giulio Sevola. Ed era un signore che conosceva perfettamente il simbolismo, soprattutto legato all'aspetto astrologico. Cosmologia mi ha insegnato, per esempio, che gli oroscopi dei giornali, le cose, cioè, sono tutte balle, sono cavolate così. L'astrologia è una scienza sacra che insegna come valutare la contrapposizione delle forze cosmiche che determinano la struttura del nostro mondo e delle quali le forze che studia la fisica nucleare, l'elettromagnetismo, la forza nucleare forte, eccetera, sono soltanto un caso particolare. Benissimo. Questo signore mi disse un giorno la seguente cosa, che c'era un posto dall'altra parte del mondo, gli Antipodi, no? Nel quale, per via di una serie di combinazioni che aveva trovato lui, insomma, diciamo, insomma, facciamo un'altra volta, cioè, mi diceva che in un certo periodo dell'anno, andando in quel luogo lì, si aveva la possibilità, avendo una sensibilità un po' particolare, di entrare in contatto con forze telluriche specifiche. In questo posto oggi molti lo conoscono, ma all'epoca, sto parlando di 60 anni fa, all'epoca non lo conosceva nessuno. Si chiama Ayers Rock e sta in Australia. Ecco, mo io a quell'epoca avevo la fortuna di collaborare con un signore americano, si chiama Peggio, che faceva l'editore in Italia e faceva l'editore disponendo un sacco di soldi, soprattutto per divertimento. Uno dei suoi divertimenti consisteva nel mandare delle persone da una parte all'altra del mondo per poi farsi raccontare storie. Ecco, ci sono tanti modi per spendere i quattrini, questo era uno interessante. Ecco, una delle persone che mandava più volentieri in giro ero io, che ero pure ragazzino, pure tra l'altro, cioè, avevo 22-23 anni, insomma, quando avevo fatto una cosa di questo genere, però mi piaceva la maniera in cui le raccontavo. Io sono diventato giornalista proprio attraverso cose di questo genere. E allora mi ritrovai da quelle parti. Dunque, Ayers Rock è al centro dell'Australia, nel posto più deserto di tutti i deserti. Non c'è un accidente di niente, ma proprio zero.
era già meta turistica, perché già venne scoperta nella seconda dell'Ottocento, diciamo. Comunque già era un posto che in qualche maniera, per il suo fascino, suscitava della curiosità. Ecco. Per cui c'era una strada per arrivarci, però questa strada partiva da un posto, Eris Springs si chiamava, Eris Springs. Che spinge c'era, là poi non c'era via, non c'era acqua per niente. Comunque, che era una località nata inizialmente per metterci i ripetitori per le che consentivano le telecomunicazioni da una parte all'altra dell'Australia. All'epoca non c'erano i satelliti, il satellite artificiale per telecomunicazioni era fantascienza, quindi dovevano affidarsi a cose di questo genere. E lì c'era questa città nata intorno a queste cose qui. Insomma, arrivo là, affitto una specie di camionetta per arrivare lì, e per arrivare ad Yersok bisogna fare centinaia di chilometri, sono solo 3-4 ore, insomma, per arrivarci. Parto, cosa fare qua? A un certo punto, nel mezzo del deserto, con Yersok che stava ancora piuttosto lontana, eccetera, trovo una figura vicino alla strada. Adesso voi immaginatevi un attimo la probabilità che poteva esserci che io trovavo uno nel deserto più deserto che c'era, proprio là che passava quando ci passavo io. Ecco, dunque, io so che le coincidenze esistono, però siccome sono appassionato di Carl Gustav Jung, so anche che le cose coincidono perché c'è qualcosa che le fa coincidere. Dunque, questo signore che stava lì davanti era un personaggio ripugnante. Dunque, era un aborigeno, un affare alto così, un metro e mezzo, una cosa del genere. Nudo, eccetto un po' di frasche sopra le vergogne. Ecco, tutto spalmato di fango per difendersi dagli insetti, con in mano un lucertolone scorticato e mezzo abbrustolito, che poi, come presi, era la sua riserva alimentare per una settimana. Io mi fermo vicino a questo. Ecco. Perché ero stupefatto da questa roba qui. Questo parlava inglese. Parlava inglese perché da ragazzino era stato dentro una missione protestante, nella quale, con la scusa di fargli istruzione, di fatto gli facevano fare lo sguattero, pulire i cessi e cose di questo genere. Ecco. Lui è stato lì per il tempo necessario per imparare un po' di cose, eccetera, poi se n'era andato. Perché? Perché lui mi disse di essere uno sciamano che vicino a Dyersrock parlava con gli spiriti degli antenati. Benissimo, questo signore che fra l'altro pulsava con una chiavica, una cosa ripugnante, insomma, da questo signore io ho avuto in qualche modo l'accesso, l'accesso è esagerato, però diciamo ho avuto cognizione del mondo più importante di tutti, che è il mondo del sogno. Perché è il più importante di tutti? Perché mentre negli altri mondi, pur potendo in qualche maniera entrarci con la coscienza, noi possiamo essere solo spettatori, nel mondo sciamanico del sogno possiamo interagire. E lo facevano dall'alba dei tempi gli sciamani, che in questa maniera pilotavano i cacciatori quando andavano a procacciare cibo. In questa maniera dicevano ai contadini che cosa agli agricoltori che cosa dovevano fare per avere le messi nei momenti migliori. In questa maniera scacciavano gli spiriti dal tuo corpo quando eri malato. In questo modo e con questo mondo, il mondo del sogno, tu hai effettivamente di tutti quanti gli altri mondi la possibilità di interagire su questo mondo qui. Per farlo bisogna rinunciare a se stessi, insomma, una cosa che non era consigliabile fare, infatti non l'ho fatto. Però, diciamo, ho avuto la possibilità di conoscere questa cosa. Quindi, terzo tipo umano. Questo affare ributtante che, ripeto, passava come una chiavica, è stato veramente faticoso passarci una giornata. Ecco, guardate i tre tipi umani che ho conosciuto. Uno era un pupazzo, disegnato a fumetti. Un altro era un caprone
quest'altro non posso neanche dire che cosa poteva essere. Benissimo, che cosa avrei dovuto dire io se mi fossi soffermato a guardare la loro apparenza? A che cosa avrei rinunciato se, vittima del razzismo, avessi detto mandare poi a fare l'esercito, cioè andare a studiare qualche cosa, da qualche parte, da pulicessi? Ecco, non l'ho fatto. Mi sono fermato a parlare con loro. Ho sopportato il disgusto di stare vicino allo sciamano puzzolente perché, bene o male, ho avuto intanto in famiglia un'educazione decente, poi ho avuto dei maestri che mi avevano detto queste cose, ma poi soprattutto avevo avuto la cognizione dell'essenza dell'umanità. Noi siamo di cultura giudaico-cristiana, nonostante quello che vi dicono, siamo di cultura giudaico-cristiana, e quindi uno deve ricordarsi la Bibbia. Quando il Padre Eterno crea Adamo, era il sesto giorno della creazione, aveva già creato tutto quanto il resto, e alla fine di ogni giorno aveva detto che quello che aveva fatto era buono. Alla fine del sesto giorno della creazione, avendo fatto già tutto, dice che quello che aveva fatto era molto buono. E allora aggiunge: facciamo l'uomo, facciamolo come noi, come il nostro doppio. Questa è la traduzione letterale della frase che c'è a nostra immagine e somiglianza. Questa frase deriva dalla traduzione dei 70, che dovrebbero essere impiccati tutti e 60, perché avevano fatto da Bibbia, che poi ha ripreso pure San Girolamo. Ma la traduzione precisa è: facciamolo come noi, che sia come il nostro doppio. E allora che ha fatto? Ha fatto un pupazzo di fanco, cioè della materia più ignobile che poteva esserci in quel momento sulla creazione. E con quel pupazzo di fango ha fatto l'uomo e gli ha ispirato dentro il Ruach Elohim, cioè lo spirito di Dio. E allora uno che guarda il pupazzo o guarda lo spirito di Dio? Questo ho imparato. Ho imparato a non guardare le apparenze, ma a guardare dentro. Ho capito che il razzismo non è semplicemente una stupidità e una cattiveria, è peggio, è una blasfemia, è uno sputo indirizzato al volto di Dio. Ecco, una cosa di questo genere, voi potete dirmi, ma non c'è mica bisogno di tutto l'ambaradam dei rituali, delle meditazioni, delle contemplazioni, concentrati di pomodoro, insomma, tutte queste robe qui. Basta essere una persona decente, aver avuto una buona educazione, cosa del genere. Non basta. Se bastasse, non ci troveremmo nella situazione in cui ci troviamo oggi. Anche le persone più educate che voi potete immaginare hanno delle reazioni inconsulte di fronte a de determinate situazioni. Questo poi che ho detto, io ho preso soltanto, ho preso l'esempio di una cosa che tutti quanti conoscono, cioè il razzismo. Ma potrei prendere una cosa di questo genere per far capire il tipo di conoscenza particolare che ti viene attraverso queste metodiche, anche relativamente ai grandi problemi ontologici e gnoseologici, anche di fronte ai problemi etici più gravosi e cose di questo genere. Questo ti aiuta non soltanto a giudicare con più retta coscienza, ti aiuta a far penetrare questa consapevolezza dentro te stesso, ad essere intrinseca con la tua natura. Ecco, questo è veramente ciò che ti insegnano queste dottrine. Questo è ciò che effettivamente bisogna praticare, bisogna cercare praticando queste cose. Non bisogna cercare né il benessere materiale, né la fortuna, né le donne, né cose di questo genere, né tutto questo. Se per caso le trovasse sarebbe peggio, perché poi finireste schiavi dei vostri desideri. Invece di liberarvi dei vostri desideri, li trovereste magnificati. E più avete le cose, più ne vorrete. Quindi sarebbe il peggio possibile. Ecco. Questo tipo di dottrine
ti aiutano ad avere una consapevolezza specifica e particolare, che può essere utile o può non essere utile, non importa, perché quello che conta è il vostro porvi nei confronti di questo. Perché questo, per questo dico, la strada è una strada individuale, native, un sentiero per voi e solo per voi. Ecco, per questo dicevo, vi invito a leggere questo tipo di cose, cose che poi io ho cercato di trasferire in questo libro, perché in questo libro ho cercato di far capire in qualche maniera il modo in cui ci si deve porre di fronte a queste, a queste, a queste dottrine, a queste conoscenze, anche in vista di ulteriori approfondimenti, ulteriori studi, ulteriori cose, perché quello ho cercato di dare, non dico un'iniziazione, perché non sono in grado di fare una cosa del genere, se molto di ciò non è possibile, ma diciamo, almeno far partire col piede giusto, ecco, questo ho cercato di fare, e devo dire quello che ho cercato di fare in tutti i libri che ho scritto, ho fatto, ho curato, non soltanto nell'esoterismo delle cose, ma anche nella natura fantastica, nella fantascienza, eccetera. In tutto quanto quello che ho cercato di fare, ho cercato di trasferire quel tanto di animus che ho imparato dalle mie esperienze personali. Ecco, io mi scuso, alla fine ho fatto un pistolotto e ho parlato di me. Mi dispiace per questo, ma insomma è un modo per far capire. Ecco, io vi ringrazio. Grazie.